Amici, benvenuti a questa nuova video recensione a caldo. Ricomincio da me. Questo film è stato un po' un azzardo andarlo a vedere perché avevo visto il trailer, mi aveva incuriosito, però più di altro non mi diceva. Tra l'altro, un film con Jennifer Lopez come protagonista, e per quanto sia una bella donna, lo riconosco. Io non ho visto un film bello con Jennifer Lopez dai tempi di Un amore a 5 stelle, vero titolo Made in Manhattan del 2002. Per carità, un film molto bello di cui parlerò più avanti se avrò tempo in un altro video. Ma questo film, ricomincio da me, mi aveva incuriosito proprio per via della trama. Perché appunto da quel che si era capito c'era questa donna ormai che non aveva più speranze per il futuro, che si ritrova grazie a una bugia non voluta da lei, a, diciamo quasi un equivoco barra bugia, ad essere scelta come consulente e poi come effettivo membro di una potente e importante ditta di cosmetici. Quindi lei praticamente riesce a prevalere, a dimostrare il suo valore. Fin quando ovviamente non tende a cadere, a scendere. Ma non è esattamente così. Diciamo che in sintesi la trama sarebbe quella classica di persona che mente per ottenere un posto di prestigio, lo ottiene, scala il successo, ma poi viene sgamata ed ecco che riprecipita fin quando lieto fine. Questo più o meno è l'intreccio standard di questa storia. Però qui hanno fatto degli accorgimenti che hanno funzionato. Diciamo che per esempio la metà dei personaggi che incontri nel film credi di averli già valorizzati, cioè di averli già valutati, di averli inquadrati in quel modo, cioè pensi che siano così, e poi invece ecco che già anche prima di metà film c'è una specie di ribaltone del personaggio, ecco che si scopre qualcosa in più, ecco che avviene qualcosa che ti fa stupire del personaggio, rimani abbastanza sorpreso, ecco. Quindi questo è sicuramente un punto a favore. Non usano personaggi stereotipati, cioè alcuni sì, c'è il classico stronzo che è stronzo proprio e lo è dall'inizio alla fine del film. Però tanti altri personaggi invece che sembravano in un modo poi li scopri in un altro. Beh, oddio, tanti altri, non sono moltissimi i personaggi che ci sono in questo film. Però per avere una trama così abbastanza classica, il film rende bene, ci sono delle belle gag, divertenti battute, ma anche momenti veramente seri e toccanti che ti commuovono. Questo film riesce a mescolare tutto, riesce a mescolare la comicità con la drammaticità. E come ho detto altre volte, è una cosa molto difficile da poter fare, riuscire a inserire bene due diversi temi, insomma. Cioè tu per certi punti del film stai vedendo una commedia demenziale. Per certi punti stai vedendo una storia romantica, per certi punti stai vedendo una storia melodrammatica, insomma, ti diverti e anche ti commuovi. Insomma, questo film dura circa un'ora e mezza, sui 100 minuti mi pare adesso, però non annoia mai. Devo dire che non esistono vere scene riempitive, scene forzate. Cioè, ogni scena, ogni dialogo, anche i momenti fermi in cui semplicemente i protagonisti e i coprotagonisti parlano, non è lasciato tutto al caso, non ci sono frasi dette a vuoto. E questo è un punto a favore. Io all'inizio del film pensavo, oddio, ma cos'è? Solo una scusa per far vedere Jennifer Lopez scollata? Perché veramente stava sempre a me. Però, più andando avanti, invece c'erano state varie rivelazioni, vari cambi di genere. Alla fine, questo film funziona, devo dire che mi ha sorpreso, funziona davvero tanto, non vi posso dire le scene, ovviamente, ancora al cinema, però io ve lo consiglio, io ci metto un triangolo verde, perché sì, io mi aspettavo che fosse forse triangolo rosso, al massimo giallo, invece no, questo film è stata una bella sorpresa. Dopo Made in Manhattan, Jennifer Lopez ci ha regalato un altro bel ruolo da protagonista. Non so se aveva fatto altri film, però io praticamente ho aspettato quindi dal 2002 per vedere un altro film buono con lei. Ma penso che ne abbia fatti altri, adesso non lo so, non ho voluto andare a vedere, il tempo stringe, non mi andava, sono pigro. Però diciamo che di questi due film che ho visto con Jennifer Lopez, entrambi sono buoni. Vi consiglio sia Un amore a 5 stelle che questo qui Ricomincio da me. Anche perché questo film è abbastanza forte in una tematica perché
affronta un certo tema abbastanza spinoso, soprattutto in America, cioè che se tu hai un titolo di studio valido, vieni considerato, ma se tu per una ragione o per l'altra non sei riuscito ad avere una laurea magistrale o una laurea significativa, comunque un diploma insieme alla laurea, perché lì veramente nel film o sei o c'è la laurea o sei nessuno, ma così anche nella realtà alla fine, almeno nel mondo del lavoro professionista dove cercano appunto gli specializzandi freschi d'accademia, come fa uno ad essere specializzato in una cosa se non ha avuto tempo di fare esperienza, ancora me lo devono spiegare, ma va bene. Quindi, questa storia mostrano come tutti quanti guardano solo alla carta, non si perdono tempo a chiedersi se questa persona possa avere un valore che non sia solo cartaceo, che possa dimostrare le sue qualità anche oltre un pezzo di carta. E quindi questo tema è abbastanza spinoso, cioè mostra appunto come questa protagonista, che purtroppo non è riuscita a causa dei suoi problemi a potersi prendere una laurea, ecco che con una bugia non voluta da lei la credono plurilaureata, la accettano. E cosa succede comunque? Che lei dimostra di avere valore a dispetto degli altri che le danno contro plurilaureati, dimostrando quindi che non è laureata ma che vale tanto quanto quelli che sulla carta sono laureati. Quindi è un film che tocca delle corde abbastanza dolenti, ma comunque giuste. Cioè, è un film che vale la pena di vederlo perché affronta questa tematica che è appunto molto importante, che non bisogna ignorare. Perché alla fine il film ti dice questo: o c'hai un titolo di studio che lo considerano, oppure non sei nessuno, e quindi sei costretto a mentire pur di poter andare avanti. È abbastanza pesante come rivelazione, però tant'è. Sì, io ve lo straconsiglio, come vedetevelo assolutamente. Quindi grazie per aver visto questa recensione, ci vediamo alla prossima, il più breve possibile perché sto approfittando della pausa dall'accademia per fare più video, quindi aspettatevene un po' di seguito. Alla prossima.